ma anche a Nicola Paroli, che come è stato anche da un punto di vista ferroviario mio maestro esempio, ecco, quindi lo voglio ringraziare. Poi Simone Narattone e gli altri consiglieri comunali, si può sicuramente approfondire questo tema, ma diciamo che noi stiamo cercando di fare, questo è probabilmente la cosa più importante, ma ci sono state anche altre iniziative, di avere un rapporto diverso fra amministrazione comunale e diciamo mondo delle ferrovie in senso lato, che poi è diviso in RFI, Trenitalia, Centro Stazione, FS Logistica, cercando di innanzitutto avere un colloquio e poi sollecitare alcune soluzioni. Come ha ricordato Penna, alcune cose sono andate a buon fine dopo anche un percorso piuttosto duro, che è stato ad esempio quello dei sottopassi e i nuovi ascensori nella stazione di Alessandria. Altre si sta lavorando, parcheggio biciclette, ci sono temi molto più complessi e costosi come il Movicentro, Alessandria ne è sprovvisto, diciamo quella che è la stazione per le corriere e gli autobus, che è in quasi tutti i centri della provincia di Alessandria, non c'è, e si sente, perché basta andare a vedere davanti alla stazione di Alessandria la confusione che c'è. Comunque si sta cercando di perlomeno di parlarsi e di avere qualche sinergia. Non è facile, perché il mondo delle ferrovie è molto verticistico, nel senso che le decisioni vengono poi non solo a livello regionale ma a livello nazionale, però qualche spiraglio c'è, e questo ci permette di fare una mozione che non sia solo una dichiarazione di belli intenti e un'analisi di quello che c'era e che non c'è più o che ci potrebbe essere, ma anche entrare nel concreto, soprattutto credo che la parte delle proposte sono cose ragionevoli, non stiamo ragionando, non stiamo ipotizzando un mondo perfetto, ma cerchiamo di entrare con alcune proposte dettagliate su alcune soluzioni che potrebbero migliorare la nostra situazione. È evidente che nel convegno che abbiamo fatto con Città Futura il mese scorso, abbiamo concluso con un'immagine della stazione di Bologna, che probabilmente molti di voi conoscono. Attualmente Bologna ha la stazione, quella vecchia, quella famosa, quella dove c'è stato anche quel tragico attentato del 2 agosto dell'80, più c'è tutta la nuova stazione che riguarda l'alta velocità. C'è un film molto bello che riguarda quell'avvenimento tragico e che parte dai giorni nostri, che fa vedere questa immagine della stazione, che oltre a tutti i motivi ovviamente inerenti vi consiglio di vedere anche da quel lato lì. Ora lì vediamo una ferrovia che è cambiata decisamente da quella che ho conosciuto io negli anni 80-90, che è una ferrovia diciamo pure molto antiquata, una ferrovia che ha alta velocità, linee locali, una serie di servizi, parcheggi. In questa realtà, che mi permetto di dire in una zona funziona, abbiamo il paradosso di quella che è la situazione alessandrina, che era, come ha ricordato giustamente Renzo, un'eccellenza, ma ben prima della guerra, perché sono un riferimento ai bombardamenti, è chiaro che si andava a bombardare dove c'era necessità di bombardare, non è che così tanto e poi per tutto quello che ne è conseguito negli anni seguenti, era un'eccellenza in un panorama ferroviario generale piuttosto arretrato. Qui è successo quello che paradossalmente è che mentre in alcune situazioni si è andata avanti, noi siamo rimasti, per scelte ovviamente che vanno molto al di là di quello che è il comune di Alessandria, che comunque poi qualcosina di suo ci ha messo, scelte che hanno penalizzato molto, molto questa zona. Ed è, dal nostro avviso, un peccato, perché attualmente, da un punto di vista infrastrutturale, la stazione comunque è stata adeguata dal punto di vista tecnologico, una stazione dove passano più di 300 treni al giorno, come ne passavano 10 o 20 anni fa. Il problema è che si sono persi tutti i collegamenti, chiamiamoli di qualità, lunga percorrenza. Prima Renzo citava Autozug e Autoslab, che era comunque, poi c'è tutto un discorso rispetto al turismo che qui non approfondiamo, ma comunque è un'eccellenza per il nostro trasporto ferroviario. Ma prima ancora, fino al 2001, avevamo treni che arrivavano qua dalla direttrice tirrenica alla direttrice adriatica,
quindi Bologna e Livorno, si congiungevano qua, andavano a Parigi. Ecco, quindi c'erano diverse situazioni che effettivamente ci caratterizzavano in maniera positiva. Ecco, noi cerchiamo, per quello che può ovviamente fare un consiglio comunale, che comunque non è poi pochissimo, di sollecitare incontri e soluzioni attraverso innanzitutto un'analisi dell'esistente e del progresso, ma alcune operazioni, alcune soluzioni che sono state citate, che credo che siano realizzabili e che siano sicuramente alla portata di un miglioramento complessivo dei trasporti, che avrebbe diversi vantaggi, innanzitutto per l'utenza, che attualmente è collegata in maniera adeguata sulla direttrice Torino-Genova. Per quanto riguarda tutto il resto ci sono una serie di problematiche, anche se, come ha ricordato Renzo, verso Milano ci sono più collegamenti, ma vanno migliorati in velocità e in qualità. Poi c'è tutto il discorso del traffico merci, lo scalo, quello che è rimasto dello scalo utilizzato, che è solo la parte, per capirci, verso il dopolavoro ferroviario, quindi verso il cavalcavia, è comunque pieno di treni, perché da qualche parte i treni, soprattutto che vengono dal porto di Genova, di container, devono passare. C'è un'area vastissima, enorme, c'è una foto molto bella che era sul Piccolo qualche tempo fa, dove si dà l'idea di questa enorme vastità, che insomma, qui, quella zona lì, o in qualche maniera, oltretutto, poi poniamo anche un tema, questa zona in qualche maniera viene recuperata parzialmente, o se no diventa poi un problema anche urbano, perché è un'area enorme. Guardate le Sandia dall'alto, guardate lo scalo ferroviario, è più grosso della Cittadella, che giustamente viene considerato un punto importante per Alessandria. Quindi insomma, adesso non, qui poi insomma, abbiamo scritto tutto, se avete domande, tutto, cerchiamo in base a queste proposte di continuare quel lavoro di attenzione che è iniziato, di recuperare alcune situazioni e magari cercare anche di fare un tipo di trasporto, di proprio un tipo di trasporto che sia adeguato. In mezzo poi c'è tutto il discorso della stazione di Alessandria, che insomma qui cerchiamo di migliorare. Un aspetto è stato migliorato, ne rimangono molte altre, ma c'è anche la soluzione delle biciclette, che è alla portata di mano, si tratta poi a un certo punto di portarla avanti, di concluderla, sarebbe sicuramente importante. Aggiungo su questa, probabilmente potrebbe essere un piccolo emendamento, che poi vedremo se farlo, perché ci hanno anche sollecitato di ripristinare il servizio treno più bici, che effettivamente era anche qualche anno fa abbastanza utilizzato e un po' andato a perdersi, ma comunque fa parte comunque di una serie di